Buongiorno e benvenuti in un nuovo video Svuota la spesa 2023 Eurospin qui sul mio canale Casa e Dispensa. Come vi ho detto, sono stata da Eurospin a fare la spesa e adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Partiamo dal fondo, ho preso i croccantini. Come faccio a farveli vedere? Questi qua per i miei cani. Poi due di succhi di frutta, ananas e arancia. Questi qua senza zuccheri aggiunti. Intanto sentite i miei cani di sottofondo. Poi detersivo per la lavatrice, l'olio e questo qua cura lavatrice. Quello qua, ogni tanto lo prendo per appunto disinfettare, ripulire bene la lavatrice, io spero che funzioni. Poi ho preso un bel po' di fazzoletti, visto che si sta avvicinando il periodo purtroppo delle allergie e serviranno parecchi fazzoletti. Poi ho preso questi biscottini qua con dentro la mela, buonissimi questi. Patatine per i bambini. Eccoli qua, questo original, poi ne ho preso un altro, paprika, latte, tè alla pesca. Fatemi sapere se voi siete team pesca o team limone, noi decisamente team pesca. Schifezzine, ho preso questi, come si chiamano, cannoli se non sbaglio, con dentro la crema. Ecco qua, un po' schiacciato. Le gallette con yogurt e arancia, questi sono davvero davvero buoni. Una ciambella di questi ne ho presi due e di questi ne ho presi quattro. Poi ho preso questo qua kefir, avena e noci e avena e noci ho preso, ok. E poi iceberg, insalata, patatine semplicissime. Poi ho voluto prendere questi formaggini qua che sono davvero buoni e niente, così un po' come antipasto aperitivo. Spugne che così per un bel po' sono a posto. Un po' di schifezzine, arancia rossa, un energy drink e poi sempre questa arancia amara, non rossa, scusate. Uova e dei panini semplicissimi, ne ho preso un altro. Yogurt, questo qui con metti a fuoco, grazie, con lo yogurt greco e il miele. E poi ecco un altro kefir alla fragola. Un po' di docettine, mi piace quando bevo il tè oppure vengono le mie amiche a trovarmi, anche questi. Formaggio a fette, non fate caso alla mia mano, ma la mia allergia continua ad aumentare purtroppo. Poi pesce spada e poi ho preso un po' di affettato, ho preso prosciutto, mortadella o bologna e lo speck. Qua ho preso questi che sono molto buoni, soprattutto la crema, limoni. E poi siamo in tema Pasqua, ormai ci siamo, manca pochissimo. Ho preso la colomba, crema al limone e poi dietro, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo qui, crema chantilly. Taralli, un altro dolce e poi le pizzette, queste qui vanno dritte nel freezer. Poi ho preso un po' di piatti vegani. Allora, questo, i falafel, ok, con ceci, poi questi con spinaci e formaggio. Qua ho preso una torta salata di, era prosciutto e zucchine se non sbaglio. E qua, sempre dei nuggets di soia, eccoli qua. Poi andiamo in ordine, biscotti, questi qui alla panna sono buonissimi, nulla da invidiare agli originali. Ketchup, eccola qua, le patatine, questo paprika, questo qui per il bucato. Scusate, non mi veniva la parola, marmellata di fragole.
Poi ho preso un po' di crafer perché la mia bimba le adora. Mele Pink Lady, queste sono la vita, sono buonissime. Prima mangiavo solo le mele, quelle verdi, quelle un po' acidine, ma poi ho scoperto queste, sono la vita, troppo troppo buone. E poi ho preso questi briochini qua senza zuccheri aggiunti, molto molto semplici. Wooster purtroppo, però la mia bambina voleva gli hot dog e quindi li ho presi, due. E sacchi per la pattumiera, il sale per la lavastoviglie, maionese e il burro. Adesso metto via tutto questo, poi vi faccio vedere. Semplicemente ho preso tre gelati, magari adesso spengo un attimo e vado direttamente nel congelatore, così vi faccio vedere senza tirarli fuori. Allora, ecco qua, siamo nel mio congelatore, nel mio freezer. Ho preso questo gelato, oh mamma c'è il sole, spero riuscirete a vedere qualcosa. Comunque gelato qua alla panna, questi qui che erano alla marena e poi questo qui alla nocciola, perché non so perché, ma mi è venuta voglia di fare il milkshake alla nocciola. Cioè, non vedo l'ora di farmelo. Io aspetto l'estate solo per quello. E siccome manca ancora un bel po' per l'estate, ma mi è venuta una voglia pazzesca di milkshake alla nocciola. E quindi l'ho preso. Adesso ritorno al tavolo così ci salutiamo. Se riesco a mettere dentro. Ok, perfetto. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine del Svuota la Spesa Eurospin edizione 2023. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanella, fatemi sapere qua sotto tramite messaggio, scusatemi, commento, non so perché ma mi viene da dire messaggio, invece è commento, tramite commento cosa ne pensate. E niente, noi ci vediamo la prossima volta qui su Casa e Dispensa. Ciao!